Salve cari amiche ed amici, qui il vostro capitan Santenchan e che vi parla. E vi devo dire che da persona navigata, che ho navigato tanto in internet, ma tanto tanto tanto, dal 2000 con delle pause, perché ho sarpato tanto, ma anche ho fatto degli scali. Vabbè, io sto seguendo adesso in internet questo fatto delle elezioni regionali che ci sono state, no? Salvini ha detto, Salvini o quello lì che parla della mafia, come si chiama? Saviani. Savini, Saviani, non lo so, sembrano uguali come nomi, no? Solo che uno è della Lega, l'altro invece è di 000, che non è un prefisso. Che i mafiosi sparavano a zero, non so, qualcosa del genere. Sì, tipo le 5 zeri, non so, la farina. Vabbè, ma Saviani o Savini? Devo andare a vedere. Ha detto che l'autore del libro 000, che il PD e gli altri partiti hanno perso per il voto di scambio. E io in questo tempo ho visto come YouTube, soprattutto perché è una piattaforma monetizzata, penalizza lo scambio dei like, dei mi piace, sì, mi piace, dei commentari, dello sharing. E mi è venuto in mente questo parallelismo. Sin da prima di internet, i partiti politici, già nel pentapartito, utilizzavano delle piattaforme di scambio come gli impazienti YouTuber che utilizzano delle piattaforme di scambio nella rete per incrementare i loro like, le loro visioni, i loro commentari ai video, lo sharing, i favoriti, eccetera. Certo, nella politica fino adesso i voti di scambio hanno reso, invece a molti YouTuber gli hanno chiuso il canale. Però finalmente c'è qualcuno, il Movimento 5 Stelle, che vuole controllare la validità di tutti questi scambi politici. Perché poi succede che c'è ingovernabilità. Perché? Perché così come tu puoi avere tanti iscritti nel tuo canale, tanti seguaci, tanti like, sharing e commentari che poi sono fittizi, perché alla fine gli iscritti diminuiscono. E tutto quello non ti porta niente. Molti di quelli che ti votano hanno uno, due o 10 seguaci. Quindi chi è che sa che loro ti danno un like? Nessuno in rete. E quindi anche i partiti politici hanno tanto appoggio di scambio, ma poi alla fine la gente non li sostiene. E quindi è un bluff, è un VLV con soda che si sgonfia, è tutta aria fritta. E quindi non è un appoggio reale che va ai partiti politici, ma è tutta una finzione. Quindi è per questa ragione che ai partiti politici, poi nel governo, quando vincono, gli manca appoggio. Perché veramente sono tutti degli appoggi circostanziali, di convenienza. Quindi alla fine tu mi dai dei voti nelle regioni, io ti do dei voti nelle province, tu mi dai dei voti in quelle città, io ti do dei voti in quelle circoscrizioni. Ma quando si organizzano veramente i governi che devono governare, non continuano ad appoggiarsi e quindi alla fine si fanno cadere gli uni agli altri perché gli uni fanno guerra agli altri. Per competere durante l'alleanza politica, quindi alla fine sono tutti dei voti di facciata. La gente non li appoggia,
Anzi, la gente va a votare per un partito e questo partito lo scambia, i voti, scambia voti con quelli di un altro partito. Come mi era successo a me quando vivevo a Casal Palocco, che mia madre è stata una delle prime volte che votavo, forse la prima, avevo 18 anni, mi ha fatto votare Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana aveva vinto a Casal Palocco e nella quella che un tempo era la 13ª circoscrizione, adesso è la decima. Ma abbiamo avuto qualcuno a governare, adesso non so che carica politica era, nella 13ª circoscrizione, che era del Partito Comunista Italiano di Enrico di no di Bertinotti. C'era Bertinotti, erano gli anni 80, che credo tanto. Era, non so se l'89 o l'87 o l'86. Beh, è venuto nella 13ª circoscrizione. Adesso mi sembra che la chiamano la decima, o c'è una circoscrizione in più, o è diventata la decima, no? A Ciglia, Azza, Casal Palocco, Ostia, Euro. È venuto uno, un comunista che aveva vinto nel centro di Roma. E nel centro di Roma è andato a governare il democristiano che aveva vinto nella 13ª circoscrizione. Mi sembra che è andato alla quarta o alla quinta, perché si sono scambiati il voto, cioè sono scambiati lo scambio elettorale che avevano vinto. Quindi il voto di scambio non premia, perché poi nessuno appoggia il politico che viene nel luogo dell'altro che doveva governare. Loro si scambiano i posti che hanno vinto da governare. Per esempio, io vinco nella 13ª, però voglio andare nella quinta, tu vinci nella quinta, vieni al posto mio. Però a te ti ha votato la gente nella quinta circoscrizione di Roma, loro ti appoggiano perché il 60% ti ha votato, ma magari nella 13ª il tuo partito non l'ha votato nessuno, quindi poi alla fine ci sono dei conflitti, no? E quindi il voto di scambio non premia né in rete né in politica. E questo quelli del Movimento 5 Stelle lo sanno benissimo, perché si sono espansi in rete. Vabbè, e questo è stato il pensierino del giorno, la riflessione del vostro capitano Saint-Jean. Al più presto la carico. Grazie di seguirmi e grazie della marea di commentari, sharing, like che mi avete fatto ultimamente. Molti di voi addirittura sono stranieri, non parlano in italiano. Si vede che ultimamente ha migliorato il traduttore di YouTube in simultanea, perché io non metto sottotitoli in lingue straniere. Oppure, evidentemente, che per come traduce YouTube in idiomi stranieri, non soltanto in inglese, ma anche in arabo, russo, tedesco, cinese, è più interessante di come parlo io in italiano. Una delle due cose, perché mi seguono più stranieri che non italiani. Allora, evidentemente, io dico cose più interessanti se tradotte da YouTube in idiomi che sono molto diversi dall'italiano e dall'inglese. Beh, adesso vi lascio. Grazie di seguirmi. È un piacere sempre stare con voi. E il vostro appoggio mi fortifica e mi fa fare altre cose. Arrivederci e ciao. Dal vostro Capitan Saint-Jean. Captain Saint-Jean. Ciao. Così il traduttore di YouTube lo traduce bene. Captain, Captain, Saint-Jean. Ciao! È sempre con grande entusiasmo e radiosità che faccio i video per tutte e tutti voi. Grazie di premiarmi seguendomi e di aumentare le iscrizioni. Adesso sono circa 800. Erano arrivate a 850. Poi sono scese. Non so perché. Ciao! Voto di scambio. Chi credono di ingannare con il voto di scambio? Perché fanno questi porci giochi per fare i loro porci comodi? Sono interessati a governare o alle finanziazioni pubbliche dei partiti? Perché abbiamo fatto dei referendum e ha vinto il sì all'abrogazione
della finanziazione pubblica dei partiti, e loro con il voto di scambio ai daglie che si finanziano di nuovo. Perché non rispettano la volontà popolare, la volontà della gente, del popolo italiano? Perché li continuiamo a finanziare? Siamo troppo scemi o troppo buoni? Perché in altri partiti, per esempio i partiti tedeschi, no? La Repubblica Tedesca considera che i partiti sono degli enti privati, si devono autofinanziare privatamente. Perché in Italia invece tutti i politici e i partiti politici sono mencevichi? Quando hanno bisogno di denaro sono comunisti, quando hanno dei guadagni sono capitalisti, se li tengono per loro. Ma i partiti sono delle organizzazioni private come il club di calcio. Infatti ci fottono non solo i partiti politici, ma anche le squadre di calcio in Italia, quando hanno dei debiti e un problema sociale che bisogna aiutarli, come le banche, che si indebitano e oltre a prendere dei guadagni lauti, prendono delle finanziazioni dallo Stato che non devolvono mai, come ha fatto anche la Fiat. Perché ci fottono così tanto denaro fra la Chiesa cattolica, che abbiamo fatto che l'8 per 1000 non fosse obbligatorio, ma poi uno lo dà allo Stato e lo Stato lo presta alla Chiesa. Abbiamo fatto che la finanziazione dei partiti non fosse più pubblica, però lo stesso lo Stato presta denaro ai partiti. I giornali finanziati dallo Stato che nessuno legge, quelli di carta, ma anche la finanziazione ai giornali va nel virtuale. Perché se un giornale non vende, non è che deve chiudere, deve essere finanziato pubblicamente. E siccome già sa di non vendere, stampa di più e poi lo finanziamo noi, per dire le balle che vogliono raccontarci nelle segreterie dei partiti. Perché i club di calcio bisogna finanziarli pubblicamente quando sono delle società private? Anche la nazionale di calcio italiana è una società privata come qualsiasi nazionale, selezione nazionale di calcio nel mondo. Perché ci sono tanti perché, ma nessuno risponde. Perché l'italiano è tenuto scemo dai giochi a premio, dal Grande Fratello, dal calcio e dalla Chiesa. Che le chiese d'Italia sono tutte proprietà dello Stato, ma finanziamo la Chiesa perché le mantengano. Sono dei misteri che non riesco a capire. E adesso il voto di scambio o lo scambio dei voti e anche dei risultati politici, vincono da una parte, vanno a governare da un'altra, si scambiano le seggiole, quello lo paghiamo noi in mala politica, governi regionali e nazionali instabili e malcontento. Devono rispettare la volontà popolare espressa dal voto, devono rispettare la volontà popolare di non finanziare più i partiti, le chiese, le squadre di calcio, e poi di mettere un po' di luce sulle lotterie e i giochi a premi, anche televisivi. Con che li finanziano? Tutta l'evasione in nero che ci sarà dietro le sponsorizzazioni dei programmi, le pubblicità, come Mediaset insegna. Vabbè, ma tutte queste cose ce le deve dire Marco Travaglio. Comunque io ho delle idee in merito. Marco Travaglio, se vuoi pubblicarle, io te le invio. Il tuo Sant'Enchan, il vostro Capitan Sant'Enchan, che doveva governare da buon nocchiero la nave senza capitano. Capito Sant'Enchan cosa doveva fare, caro Travaglio? Tu che cercavi un condottiero, un nocchiero per la nave senza capitano, ancora non l'hai nominato capitano della nave. E vabbè, sei smemorato o non hai tempo. Comunque, ancora una volta vi saluto. Questo è stato un post scriptum abbastanza largo. Così, fra le altre cose, oltre a dire quello che mi scordavo di dire, faccio sì che il mio video duri più di 10 minuti,
in modo da potergli mettere della pubblicità nel mezzo. E hai capito? Magari il giorno di domani che lo vedono 100.000 volte, invece di darmi 100 dollari, ma magari mi danno 1.000. Beh, un saluto a tutte e tutti voi. Questo è stato un altro prime time di Sant'Enchan, del Capitan Sant'Enchan. E non scordate di vedermi in Vimeo e in Dailymotion, ed anche in Instagram, che giornalmente carico delle foto. Arrivederci a tutti, mi raccomando, non tiratevi giù e seguite il canale di Sant'Enchan. Ciao.